E buonasera ragazzi, buonasera, aspettate un attimo che faccio una roba veloce. Ed eccomi qua, vi ho preso in giro in realtà perché nel titolo dico che giocheremo a Resident Evil 2, quando in realtà giocheremo a Resident Evil 3, come potete vedere da questa anteprima. No, a parte gli scherzi, questo è solamente un banner pubblicitario presente all'interno di Resident Evil 2. Allora, che cosa andremo a fare oggi? Intanto sono un po' scomodo, quindi mi sistemo un attimo. Qui c'ho la chat a posto. Che cosa andremo a fare oggi? Andremo a farci del male, perché oggi è venerdì 13, fuori c'è una pandemia globale e niente. Quindi, quale miglior giorno per non giocare a Resident Evil, dico io. E quale miglior giorno per non riprendere a fare live, dato che avevo stoppato un po' l'attività per quanto riguarda le live, quindi sono felice di aver cominciato in un giorno abbastanza particolare, definiamolo così. Tanto ditemi se sentite tutto, perché purtroppo ho il problema del singolo monitor che mi costringe ad utilizzare un altro PC per controllare la chat. Ma dovrebbe andare tutto bene, quindi dovrei poter evitare di guardare OBS, quindi direi che possiamo anche partire. Facciamo nuova partita. Giocheremo con Claire perché sappiate che le cose sono cambiate rispetto al primo Resident Evil, dove la campagna con il maschione tutto muscoli che era Chris, che rappresentava appunto la campagna più difficile. Stavolta le cose sono cambiate perché la campagna più difficile in realtà è quella di Claire in Resident Evil 2, che è la donna, a differenza di quanto succedeva in Resident Evil 1 con la campagna di Jill, che era molto più semplice perché aveva l'inventario allargato, il grimaldello per aprire le porte, quindi adesso i ruoli si sono invertiti, diciamo così. Quindi partiamo con Claire, giochiamo a Hardcore, che come potete leggere è una modalità che limita i salvataggi perché l'autosave scompare completamente. Quindi serve l'inchiostro praticamente per salvare, quindi sono limitati. E i nemici sono più forti. Quindi facciamoci del male. Sì, siamo sicuri di farci del male. Ci sta pure chiedendo di confermare, siamo sicurissimi. Perfetto. No, aspetta, magari mettiamo. Non si possono mettere. Diciamo, magari mettiamo i sottotitoli. Fatemi sapere per i livelli audio che non riesco a regolare, altrimenti. Sono rimasti quelli della volta scorsa, ma onestamente la volta scorsa non ricordo nemmeno quale fosse. Sounds like my wife.
Tanto, a parte le cazzate del venerdì 13 e tutto, avevo proprio voglia di riprendere Resident Evil, dato che a breve, come saprete, quando scadrà il decreto, tra l'altro del 3 aprile, uscirà Resident Evil 3 Remake, titolo che, vi dico la verità, non attendo proprio con hype incredibile, però lo aspetto abbastanza, ecco. Diciamo, non c'è quell'altezza alla The Last of Us, però lo aspetto. Tanto il nostro amico la prima l'ha seccata. Mi sa che l'hai fatta fuori, ma guarda, non preoccuparti perché non era una tipa normale. Probabilmente non te l'avrebbe nemmeno data, quindi stai calmo perché non è successo nulla. Ecco, te l'ho detto, non era una bella tipa alla fine. Ecco Claire. Vediamo se riesco ad attivarvi i sottotitoli al volo, altrimenti non ci capite una mazza. Lo sento in cuffia, ma voi sicuramente lo sentite più basso. Chiaramente tu senti rumore e vai lì dentro. Classico dell'horror. Allora, opzioni, perché stai salvando mentre vado nelle opzioni? Lingua, ok, si possono cambiare. Perfetto, li mettiamo in italiano. Ha cambiato proprio la lingua generale, tutta l'interfaccia, perfetto, vabbè. Dicevamo, chiaramente lei sente un rumore provenire da questa stazione di servizio e ovviamente si fionda all'interno subito, perché chiaramente deve andare così. Tra l'altro, titolo che graficamente si mantiene veramente fresco, nonostante ormai sia passato un anno abbondante dalla release, abbastanza simile al look che avrà Resident Evil 3 non appena raggiungerà gli scaffali. Dato il re-engine è veramente un motore grafico che ha salvato questa compagnia per quanto mi riguarda. Ogni loro gioco, oltre ad essere bello graficamente, è anche molto fluido da un punto di vista proprio del frame rate. Quindi sono giochi veramente piacevoli da giocare. Avere 60 fotogrammi su console è cosa rara, ma figa quando capita, veramente. Cioè, stiamo andando proprio dove c'è il pericolo. Siamo entrati qui dentro, un uomo insanguinato ci dice: ma vai da questa parte, vai da questa parte. E noi ovviamente ci andiamo. Chiaramente. Tra l'altro mi sa che io non vedo la chat. Forse non vedo la chat. No, vedo la chat. E qui c'è il primo incontro con lo zombie. Lo zombie. vabbè. Vabbè, se l'è proprio mangiato proprio. Aspetta, eh. Io sono un po' arrugginito, ragazzi. Non ci gioco da un po'. Forse ho fatto una minchiata a cominciare a livello hard, ma oggi avevo proprio voglia di farmi del male, quindi mamma mia, no, devo ricaricare. Ricarica. Bella così. Mamma mia. È già cominciato e ho già un magone incredibile.
mal di pancia, tutte quelle sensazioni brutte. Tanto la signora è messa bene. Qui ci sono le chiavi. Allora, non mi ricordo un cavolo, veramente, credetemi. Quello si sta alzando. Ok. Apriamo la porta. Tanto si sente dal pad. Meglio disattivare questa cosa perché potrebbe essere un ulteriore modo per farmi spaventare. Dov'è? Altoparlante controller, ma leva di proprio. Ci bastano già gli infarti del gioco. Certo, magari spostati, no, Claire? Magari, dico io, no? Ce l'avevi dietro. We gotta get out of here. You all right? Yeah, I think so. Thanks. Claim me later. We're safe. Holy shit. Qui si mette veramente, veramente male. Tra l'altro io l'audio in cuffia ce l'ho veramente alto. Non so se per voi è lo stesso, in caso ditemi se abbassarlo o meno. Io ce l'ho proprio a palla. Eh no, che non vi leggo. Fabio mi scrive in privato, ci leggi? Non vi leggo, infatti. Allora sospettavo bene, praticamente. Non sto vedendo la chat. Per quale motivo non sto vedendo la chat? Commenti in mostra tutti. Perché non vedo la chat, ragazzi? Ah, adesso vi leggo. Ecco perché non vi vedevo. Era nascosta la chat. Vediamo cosa mi sono perso. Quindi stavo parlando praticamente. Vabbè, non stavo parlando da solo perché chiaramente avete sentito, però. Sì, ma la chat. Ok. Allora, Madonna, ma quanto avete scritto? Ciao Manuel. Mica, mi sono perso un botto di roba. Audio e video, ok, perfetto. Ciao Gennaro, fai schifo che mi liquidi così. Sì, ti ho liquidato male, Fabio, scusa. Vai, Rodo, non farti mangiare. Non mi faccio mangiare, non ti preoccupare. Sì, ma che significa st'inglese? Sei italiano tu? Ormai sono più inglese che italiano, veramente. Ismaele te lo può confermare che a volte mi parte a cazzo l'inglese in testa e messaggio in inglese. Forse un pelino l'audio di gioco. Abbassarlo o alzarlo? Dovresti alzare, quindi forse un pelino l'audio di gioco. Ok. Premete tutti i bottoni a destra. Rodo attende ancora Death Stranding. Prima o poi te lo faccio giocare, vengo lì a Pesaro. Lo giochi insieme a me, Gennaro, proprio, eh. Il gioco più atteso dell'anno di Rota è quello schifo di gioco fatto da Sony che senza i soldi. Ai ai ai. È vero, vero, è vero. Allora, no, li vedi, eh? Sì, ho capito perché non li vedevo. No, no, non sono malato. Sì, ma la chat, che succede? Perché Faze è una merda. In effetti stavano da soli nascosti i commenti. Comunque adesso vi leggo. Adesso vi vedo. Spero sia aggiornata perché non. Un minuto fa. No, allora vi leggo, allora vi leggo. Allora, nel frattempo i nostri due amici appena conosciuti stanno avanzando. Tra l'altro, se ci avete fatto caso, loro si sono presentati con nome e cognome. Questa cosa qua fa veramente ridere. In un momento così d'emergenza, no? Tu ti incontri qualcuno e gli dici: io sono Claire Redfield, ovviamente, perché Claire non è sufficiente. Non è sufficiente. Ora sei in tempo reale con la chat. Wow. Allora, intanto c'è il nostro amico camionista che sta ancora andando a 300 all'ora. Get out. Get out now.
Perfetto, perfetto. Hold on! Va bene. Allora, sappiate che sto giocando a difficoltà hardcore, come avete visto. Tanto qui. Niente, pensavo mi stessero per ammazzare. Sto giocando a difficoltà hardcore, come avete visto, quindi qualora dovesse succedere qualsiasi cazzata, qualora dovessi morire, ripartirei dall'inizio. Quindi gran bella cosa. A meno di non salvare, ovviamente con il nastro inchiostratore. Insomma, cioè, ha preso una botta. Berlusconi approved, assolutamente. Allora, qui si mette veramente, veramente male. Bellissima transizione, tra l'altro. Allora, qui bisogna fare la tecnica, usare la tecnica dello slalom, che per chi non lo sapesse è questa qui che state vedendo, ovvero evitare tutti facendo uno zigzag di questo tipo e risparmiare le munizioni. Ok, qui è abbastanza lineare, poi dopo comincia il bordello, ecco. Tutto bloccato tranne la stazione di polizia, tranne la via per la stazione di polizia, chiaramente. Ma porca miseria, lo sapevo io. Siamo morti, ragazzi, eh. Siamo già morti? Abbiamo rischiato di morire subito. Da quel poco che ho visto nel 3 è ancora meglio il re-engine. Ma probabile, l'avranno aggiornato un pelino. Quanto basta, in realtà. Però fa ancora la sua sporca figura qui su Resident Evil 3. E calcola che non lo sto vedendo né in 4K e né in HDR. Quindi sarebbe ancora più figo. Sì, ma sono convinto di questo. Loro con quel motore lì hanno veramente svoltato completamente. C'è da dire che non è un motore che si adatta a tutto, perché ad esempio non l'hanno utilizzato per Monster Hunter World, quindi secondo me è un motore che rende bene per gli ambienti più piccolini, ecco. Che poi non che le mappe di Resident Evil siano piccole, però di certo non sono open world. Eccolo qua, il nastro d'inchiostro. Sì, ma meglio Devil May Cry 5. No. Per quanto mi riguarda, Resident Evil tutta la vita. Non che sia un brutto gioco, ma non è proprio nelle mie corde. Poco ci posso fare. E mi sa che dobbiamo già utilizzare uno spray medico. Sono stato proprio un pippone incredibile. Va bene. Allora, questa la possiamo già depositare. Non so voi, ma io non riesco a scartare gli oggetti. Io in teoria questa la potrei scartare, ma non riesco a farlo. Intanto, che cavolo state dicendo? Il non level design. Allora, questa la depositiamo. Questi li depositiamo. Tanto in prossimità di un punto di salvataggio c'è sempre la cassa. E la cassa, vi ricordo, è magica. Sì, tutti gli oggetti vengono trasferiti da cassa a cassa. Quindi va benissimo. Bayonetta non approva. No, ma sai che Bayonetta forse è uno dei pochi che non... Che non riesco a tralasciare. Chissà perché. Come on, Chris. Where are you? Tanto lei cerca Chris, ma qui troverà tutt'altro che Chris. Tanto, se ricordo bene, quella ricerca del fratello di Chris continuerà proprio in Code Veronica. Capitolo che non lo so se lo riprenderanno per fare il remake, ma chi lo sa. Le possibilità si stanno un po' esaurendo, perché il prossimo principale sarebbe il 4. E insomma.
No, no, al contrario, Fabio, è uno dei pochi action che non mi lascio scappare. Dicevo, chissà perché, per fare la battuta con Bayonetta, che insomma è famosa per le sue forme, diciamo così. Però di solito l'action proprio alla Devil May Cry, quelle robe lì, non sono proprio giochi che sono nelle mie corde, ecco. Ma questo chi mi conosce lo sa già. Ma anche un God of War in realtà, prima del restyling totale, che poi non è proprio un reboot, ma un vero e proprio quarto capitolo, però ci siamo capiti. Allora, intanto qui che cavolo dobbiamo fare? Dobbiamo andare da questa parte. Però possiamo esplorare un po' l'atrio prima, perché in Resident Evil l'esplorazione è importantissima. Quindi. Ok, inizio a ricordarmi qualcosina. È passato un po' dall'ultima volta che l'ho giocato. Ecco, qui ci stanno delle munizioni, ad esempio, che male non fanno. Specie a difficoltà hardcore. Stavo andando a cercare l'acqua santa per benedire. No, ma quello è impossibile non giocarlo, veramente. Poi per noi maschietti è impossibile, veramente. Però non sono un patito del genere, eh. Questo non lo nascondo. Seguo quanto posso, perché ovviamente mi piace comunque rimanere informato, però non li gioco granché. Pianta verde. Tanto fa veramente strano tornare a leggere qualcosa che sia italiano. Ok, qui ci vuole la chiave. Che cavolo è sta cosa? Una guida turistica, sì. Va bene, benvenuto. Turns a museum into a police station. Tra l'altro sono cose che dovremmo leggere perché in realtà si nascondono anche dei puzzle tra le righe di queste cose. Però, essendo un gioco che ho già giocato, vediamo se la mia memoria comincia un po' ad attivarsi. Dovrei ricordarla qualcosina. Ad esempio, ricordo. Ecco, questo effettino qua in bassa definizione non mi fa impazzire, però almeno c'è. Allora. ovviamente noi entriamo. Noi siamo per il pericolo, comunque. Dove c'è pericolo ci siamo, noi andiamo. Va così. Va così. Non mi si è impallata la chat, vero? Non state scrivendo. Chiaramente, ma vai. Che sarà mai un po' di sangue? È ketchup. Bello sto posto, veramente accogliente. Che cavolo è? Ok, qui ci vuole il fusibile. Questa mi sa che è chiusa, chiaramente. Comunque dicevo nell'intro che oggi è venerdì 13, quindi è un giorno veramente perfetto per giocare un horror. Fusibile ovunque, ma ogni Resident Evil che si rispetti deve avere una scena in cui pigli un fusibile e lo metti dentro. È sempre così. Anche nel 7 l'hanno fatta, tra l'altro, quindi. Che è comunque uno dei più recenti, è l'ultimo cronologicamente, quindi. Figurati. Dicevo, oggi è venerdì 13, quindi è la giornata perfetta per giocare un horror. Tu non ti alzi, vero? Il coltello non ce l'abbiamo ancora. Utilissimo per fare questi test. Si alza, non si alza, si alza, non si alza. Tanto ho sentito qualche botta, ma. Ok, poi vi dico la verità.
Parere mio, però Resident Evil 7 mi mette molta più ansia. Secondo me ormai è la terza persona che non dico non sia più adatta per gli horror, perché mi sembra un'esagerazione. Perché ad esempio nel primo Evil Within in alcune scene funziona. Però effettivamente in prima persona l'impatto è completamente diverso. Preferisco il prossimo venerdì. Perché il prossimo venerdì? Il prossimo venerdì è il 20. Perché preferisci il prossimo venerdì? Che cavolo esce il 20? Mi sto perdendo qualcosa. Intanto abbiamo trovato un altro spray, che male non fa. Qui c'è una scopa per terra. Esatto. Sono d'accordo, Gennaro. Il 7 secondo me... Ma guarda, magari non tutto, perché anche lui poi c'ha la scena, la classica ultima oretta da action, ce l'ha anche lui, però soprattutto l'inizio è veramente pesante, secondo me. Mi ha ricordato anche un po' Silent Hill, perché c'è quel fattore un po' psicologico, no? Soprattutto all'inizio. Però sì, dai, io forse lo preferisco, a dire il vero. Perché faccio gli anni. Ah, ma davvero? Non lo sapevo assolutamente. Forse non ti ho mai fatto gli auguri. Sì, domani lo prendi. Ecco. Ah, vero? Esce Animal Crossing. Cazzo, questa è un'uscita veramente grossa. Quindi venerdì prossimo proprio giornata da ricordare. Intanto qui c'è un taccuino. Minchia, questo proprio si è aperto in mille pezzi. Allora, taccuino della gente. Allora, qui ci stanno i tre enigmi di questa prima area della stazione di polizia, praticamente, che sono quelle statue, eccole qua. Una l'abbiamo già vista nell'atrio, quindi possiamo già risolverla in realtà. Allora, qui non è facile scappare. Proverò a non usare molti proiettili eppure. Vediamo se... vabbè, tu sei stronzo forte però, eh. Ma proprio... Ehi. Ma che cazzo. Ma quanti colpi ci vogliono per stordirli un attimo? Vabbè. Aspetta, qui bisogna mettere pausa per leggere la chat, perché altrimenti si schiatta male. Sì, magari Fabio esce come DLC. Può essere. Fabione si chiama. Però è standalone, quindi puoi scaricarlo anche se non possiedi Animal Crossing. Vediamo se al buio questi diventano... Vabbè, tu accendi la torcia però. Mi sto... Che cavolo. Ah, aspetta, vieni qua. Che ho capito come fregarti. Guarda. Sì. L'alito è perfetto, veramente. Madonna, ragazzi, madonna. Mamma mia. Questo è un infarto veramente incredibile. Pensavo di averlo pure alle spalle, giuro. Madonna. Cioè, è io che pensavo di aver fatto tutto giusto. Intanto mi sto rivedendo qua. Pesante questa, eh. Faccio isola a parte da solo in Animal Crossing. Pesante quella, ragazzi, comunque, eh. Mamma mia. Marvin Brenner. Tu sento rumori, ma che cazzo c'è in questa stanza? Secondo me è la signora sopra che si sta divertendo. Cercava coccole. Io gli posso dare il piombo. Maledetti. Mamma mia, ragazzi. Allora, qui ci danno il coltellazzo.
But all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Yeah, on me. Hey, hey, keep that on. Just in case. I'm not gonna be around long. Once I find Chris, we're out of here. You really Chris's sister? No, sai, sono la cugina. Why? Did you find something? He's on vacation. Europe, I think. Left weeks ago. Vacation? That's great news. Well, I've got more for you. Looks like there might be a way out through this secret passageway. Good. Perfetto, allora adesso ci andiamo a fare... Sì, certo, in ospedale. Perché la città è perfetta, è attiva, funziona tutto, quindi Claire, non ti preoccupare, lo porti in macchina direttamente. Tanto non ci dovrebbe essere tanto traffico in giro, giusto un migliaio di zombie così. Quindi sì, lo portiamo in ospedale. Assolutamente. Non esitiamo, non esitiamo. Io ammazzo pure te, guarda, non ti preoccupare perché proprio... Ti preoccupare. Ti ammazzo tutti. Queste situazioni si diventa molto egoisti e noi diventeremo egoisti. Non fare questa faccia, Claire, che tanto tuo fratello sta in vacanza, non ti preoccupare, che poi in realtà non sta in vacanza, però lei... Crede che sia in vacanza. Allora, un altro spray se ne va intanto. Stiamo giocando veramente, ma veramente male. Non abbiamo ancora salvato, quindi qualora dovessimo morire si riparte da zero. Allora, ma cos'è questo effetto strano? Ecco, i riflessi sono veramente... Madonna, ma cos'è sta roba? I riflessi sono strani. Sapete che non me la ricordavo questa cosa qua. Allora, cos'è un tigrotto, un leone? Quindi, dove cavolo si vedono i documenti? Il taccuino dell'agente. Il primo dovrebbe essere, quindi testa di leone. Ok, dovrei averlo memorizzato, se la mia memoria non mi inganna. Perfetto. Ok, questo possiamo già caricarlo qui sotto. Ce ne serviranno tre per raggiungere il seminterrato, il garage. Ti ho shottato. In che senso? In che senso, Gennaro? Mi hai shottato? Mi hai sparato praticamente in testa. Ma secondo voi dovrei salvare qua? Tanto sarà esploso il microfono con questo colpetto di tosse. Quanti salvataggi? Abbiamo due salvataggi, ragazzi. Non possiamo salvare adesso, dai. Ah, ok. Ah, shottato intendi shot, ok. Allora, qui c'è un'altra piantina che possiamo combinare. No, io non la sprecherei così. Aspetterei di trovare la rossa, magari... Però andarsene senza cure è tosta. Vabbè, dai. Combiniamola, perché andare in giro senza cure, onestamente, qua ti beccano una volta, diventi già in pericolo. Ma non credo di vederlo adesso, il nostro amico Licker. Sempre se la mia memoria non mi inganna, perché non ricordo veramente nulla, ragazzi. No, qui non dovrebbe esserci. Dovrebbe essere al piano di sopra la prima volta. Che poi dipende anche dalla route, perché in route B invece forse lo trovi già qua.
Complimenti, ti sei beccata più o meno tutte le malattie attualmente disponibili e presenti nel globo. Che cos'era? Ovviamente noi siamo curiosi, quindi andiamo. Sicuro? Non lo so. Non lo so perché la mia memoria te l'ho detto. Tu statti buono. Hai detto. Tu statti buono. È incredibile questa cosa. Qui è aperto ovviamente, ma ci vogliono le assi. Non sono per niente sicuro. Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno. Minchia, è già entrata proprio. Belle munizioni, che non è il caso di usare assolutamente. Qui intanto abbiamo un rapporto. Quale miglior momento per leggere un rapporto? Non dovrebbe esserci nulla di importante. Qui ci vogliono le tronchesi. Minchia, quella sta già entrando. Dove cazzo? Ecco, ok. Mi sa che non dureremo molto comunque, perché io mi sento già male ed il gioco è cominciato da 16 minuti, come potete leggere in alto. Forse voi non vedete un cavolo in realtà, perché c'è la mia faccia. Questo dovrebbe essere morto, ma adesso abbiamo il coltellazzo, quindi possiamo... come si fa? Così. Perfetto, questo è morto. Quello sta cercando le merendine che si sono appena bloccate, quindi ha rovinato le monetine. Aspetta un attimo che Fabio mi ha scritto un poema piuttosto che un messaggio. Si vedono già i nomi sulla statua. Il tizio che lavorava in Capcom, che conosco, si chiama Stefano. Lui fa proprio l'adattamento in Italia del gioco, però non so il cognome vero. Ogni tanto su Discord manda un botto di roba a Capcom che gli passa sotto mano. Si vedono i nomi della statua? Sulla statua? Non lo so. Ma tu intendi proprio sulla statua oppure dal taccuino? Sulla statua credo di sì. Ma non vengono localizzati quelli. Aspetta, tu intanto aspetta un attimo, perché tu proprio qui dentro non ci vai. Guarda come ti ho bloccato, eh. Tanto aspettate che muto un attimo. Mi è arrivata qualcosa di traverso, veramente di pericoloso. Ok, vabbè, qui ci spiegano praticamente tutte le piante. Mi raccomando, potevi spiegarlo anche qualche ora più tardi. Tanto, cioè, non ho rischiato di morire ben due volte. Non ti preoccupare, gioco. E qui mi sa che è il caso di salvare, però, ragazzi, che dite? Mi hanno dato altri tre inchiostri. Cioè, secondo me il gioco mi sta un po' dicendo, se non salvi, sono cazzi. Sono cazzi. Secondo me è un po' quello l'andazzo. Qui possiamo sviluppare le foto. Secondo me il gioco ce lo sta un po' dicendo. Non lo so se ascoltare. Allora, qui intanto possiamo combinare. Facciamo che... Allora, che cosa facciamo, ragazzi? Queste sono le decisioni importanti della vita. Salvare o non salvare? Bestemmiare o non bestemmiare? Perché quella sarebbe la diretta conseguenza. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Tanto qui si sente un po' l'audio, ma è talmente basso che non dovrebbe rientrare. Non lo so. Non lo so. Cosa facciamo? Ma salviamo, va. Quanti salvataggi intanto. Vabbè, creiamone un altro. Ok. Alla fine abbiamo ceduto, dai. Però ne abbiamo 4. Direi ottimo.
Che cavolo è? Minchia, buongiorno. Tu sei buona. Vabbè. Tra l'altro l'inventario se ne va già. Oh. Stai calmo. Non è entrato. Madonna. Tra l'altro qui non serve a niente. Sono entrato in un posto che non serve a niente, almeno per adesso. Quindi un rischio inutile in realtà, perché qui serve la valvola. Che idiota. No, queste le odio. Queste le odio, ragazzi. Queste le odio. No, queste le odio veramente. Qua mi ricordo che c'è un jumpscare, quindi non fingerò di spaventarmi. Qua me lo ricordo proprio. Vieni qua, forza, esci, vieni, forza. Ecco. Lei si è spaventata lo stesso, perché per lei è la prima volta. No, queste le odio, ragazzi, veramente. Dobbiamo farla, eh. Allora, questo è un gioco di memoria, quindi dobbiamo ricordarci i pallini, la sequenza dei pallotti. Dei pallotti, stavo dicendo, dei pallini illuminati. Allora, questo è giusto. Questo è sbagliato. No, questo è giusto. Ma scusami, prima era giusto questo, adesso è giusto anche quest'altro. Quindi va bene iniziare sia da questo punto che da quest'altro. Va bene. Quindi allora è 1, 2, no, 1, 2, 3, no, 1, 2, 3, no, 1, 2, 3, ok, quindi è 1, 2, 3, qua impazzisco, quindi 1, 2, 3, 4, col cazzo, 3, 4, col cazzo, quindi è 1, 2, 3, 4. Col cazzo. Esatto, Fabio. 2 3. Col cazzo. Forse avevo già fatto addirittura quello. Andiamo bene. Prego. Non l'ho capita questa. Fermi, non voglio sbagliare, sta andando. E allora. Va bene. Ciao Claudio. Quindi 1, 2, 3 praticamente, 4, 5. No, non voglio sbagliare ragazzi, quale faccio? Ditemelo voi. Sopra o sotto? Ditemelo per favore. Così almeno do la colpa a voi e non mi sentirò un bastardo. Per favore, ditemelo voi. Sopra o sotto? Se non me lo dite faccio, eh? Sotto. Grande. Grande. Io avrei sbagliato sicuramente. Grande. Allora, vediamo se c'è l'amico nostro ancora qui fuori. Non ci siamo salutati molto bene l'ultima volta, però diciamo che tra di noi non c'era un rapporto particolarmente intenso. C'è solamente qualche cosa che non possiamo dire qui adesso, però. Allora, io dovrei salire, quindi adesso. Allora, se io passo di fianco correndo non dovrebbe succedere nulla. Vediamo. Mica è salito proprio al volo. Cioè, con quell'animazione lì ha fatto tutte le scale. Incredibile. Tanto l'ombra del manichino, questa è bastarda forte. Qui ci sono due armadietti che non abbiamo aperto intanto. Quello sta ancora dietro. Minchia, sta venendo proprio invece. E qua mi sa che c'è il leaker. Ma siamo pieni ragazzi, dovremmo scendere forse. Ci conviene scendere. Minchia, ma che palle. No. Eh,
Vabbè, eccolo qua. Ma che fai? Usa il Mikiri. Sì. Oh. Buonasera. Tanto ciao Nicolas. Non è un bel momento, però si vuole bene lo stesso, anche in questi momenti qua. Il Mikiri che poi serve a parare gli affondi, se non sbaglio. Adesso io non sono un esperto di Sekiro, però l'ho comunque giocato. Allora, io dovrei scendere. Quindi se lei magari... Ecco, sta arrivando. Quello si è chiuso dall'altra parte. Tu sei grasso, quindi sei più resistente probabilmente. I colpi li sto proprio sprecando comunque. Sì, lui fa sul serio. Vabbè. Tanto sicuramente si alzerà anche il tizio alle spalle. Vabbè, però devi crepare a un certo punto, Madonna, fa questi passettini veloci che... Addirittura l'headshot che non ti aspetti. Allora, qui ci stanno... Qui ci sta una... A tutti i sopravvissuti. Allora, qui c'è un tutorial abbastanza celato sui leaker. Ad ogni modo muovetevi come se foste mia nonna in carriola e camminate il più lentamente possibile. Ma a proposito di adattamento italiano, ci diceva Fabio, ma questa roba qui della nonna in carriola? Cazzo, vorrei tanto vederla in inglese. La nonna in carriola. È bellissima questa cosa qua. Allora, torniamo sotto intanto. Minchia, quello si è già rialzato. Quindi quando ci stanno i leaker, questo è il tutorial di Resident Evil 2 Remake, bisogna muoversi come le nonnine in carriola. Tanto c'è quello che sta facendo un manicomio lì sotto, che l'ho lasciato fuori con bloccando la finestra. Minchia, l'hai già sfondata. Sta cosa non me la ricordavo. È bellissima questa cosa. Allora, siamo arrivati al nostro bellissimo ripostiglio, armadietto, chiamiamolo un po' come vogliamo. La chiave ce la portiamo dietro perché evidentemente è necessaria. Allora. Ma tra l'altro non mi ricordo se loro comunque poi prima o poi le sfondano le assi. Non me lo ricordo onestamente. Allora, intanto sono già le 9:30, ma andiamo avanti, direi. vabbè, però dai, così no. Ma lo fanno apposta, però. Ma ridammi il coltello, poi che è mio. No, devi stare molto calmo. Intanto è finita la strada qui, bravo Antonio, bravo. Dammi sto pugnale maledetto. È appena cominciato il gioco. Questa è la prima ora di gioco. Sono passati 28 minuti. È la prima mezz'ora di gioco. E le sfondano, però. Cioè, mi ha aspettato, capito? Cioè, lui. No, vabbè, sono le 9:20 praticamente. Vabbè, si fa per dire. Sono le 9:30 ancora. Ma io sono nel futuro in realtà di qualche minuto. Vabbè. E proprio stai bene adesso, Comunque, diciamo, questa è la prima mezz'ora. Quindi non può che peggiorare la situazione più avanti, Prima differenza, qui con Leon trovate già il borsellino che vi espande l'inventario. Ve l'ho detto che hanno invertito le cose. Stavolta la campagna maschile è quella più facile. Note di uno sconosciuto. Qui ci sarà un altro consiglio sul nonnetto in carriola stavolta. Ok, questo è quello del C4. Ok, C4 che non abbiamo e che dovrebbe essere sotto, dove abbiamo visto la prima porta bloccata dalla...
dal lucchetto che si rompe con le tronchesi. Claire. How fast can you get back here? Why was that? I've got something to show you. It's important. Quello sta cenando, giustamente sono le 9:30. Questo è col motocarro il nonno, sì, sicuramente. Quello sta cenando, dicevo, perché l'orario ormai è ora di cena, ormai, dicevo. Tanto sono... Credo sia adattamento e non traduzione letterale. Vabbè, quello credo sia abbastanza...